Buonasera a tutti, iniziamo questo concerto che per i bambini è il concerto del secolo, perché ogni volta che bisogna fare qualcosa è importante, per i più grandi è un concerto inserito tra i tanti ed è anche un bel motivo di ripresa, ecco, in queste cose oggi stasera. Vi do solo due indicazioni che mi sono chieste, ecco, se avete necessità di muovervi lo potete fare, nel senso c'è un bagno, ecco, oltre la sacrestia, però per il resto dobbiamo tenere queste posizioni e tenere l'uso della mascherina così per tutto il concerto. Inizieremo con il coro parrocchiale, che in realtà è il coro interparrocchiale da stasera, perché viene accompagnato e guidato dalla presenza, ecco, di Franco, no? E di Giuseppe, o meglio, facciamo così, Maestro Scinto e Dottor Mereo, così li gasiamo un pochino all'inizio della serata, che uniscono i tre cori parrocchiali, quello di Ales, di Zeppara e di Curcuris. Quindi questo concerto è proprio una novità in questo, è immagine e comunione di tre comunità che provano, con tutti i suoi limiti, ma con tutte le sue bellezze e i suoi doni, a camminare insieme. E quindi guardiamo a questo concerto anche con questo sguardo. Ci proporranno tre canti che sono in riferimento al tempo del Natale che stiamo vivendo, e poi dopo di loro si uniranno i bambini, i ragazzi, ecco, che proporranno altri due canti, e poi tutti insieme concluderemo con un ultimo e sesto canto. Allora, invito il coro interparrocchiale ad entrare in scena per invitarci al primo canto. Può fare anche un applauso, eh? Così almeno un applauso l'abbiamo fatto. Ecco qua. Ecco, il coro interparrocchiale ci proporrà un canto che si intitola Candu es Nadu, che è stato scritto da un sacerdote sardo, Don Pietro Caso, all'inizio del Novecento, nel 1927. Ci immerge ancora una volta in questa ottava di Natale, guardando a Gesù che nasce per noi, per donarci sua presenza, il suo amore, il Figlio di Dio che si fa carne. E allora ascoltiamo questo canto ancora una volta con lo sguardo del Natale, chiedendo a questo Dio che si incarni nella nostra vita. Thank you.
Ecco, dopo il primo canto viene proposto adesso un canto nuovo, ecco, per il coro, che è intitolato così: Benedica Tibi Dominus, benedica il Signore, cioè noi possiamo benedire il Signore. Il Signore ti benedica, faccia risplendere il tuo volto e ti doni la sua pace. Questa è la preghiera che il beato e serafico Francesco scrisse a frate Leone poco prima di morire. Frate Leone portò questa scritta sino alla sua morte cucita nel suo abito, che poi fu ritrovata subito dopo la sua morte. Allora si sono fatti tanti inni e canti, questa stessa scritta, che è una reliquia per la Chiesa, i pellegrini che sono stati ad Assisi, ecco, qualche mese fa, durante la consegna dell'olio, hanno visto quando il Vescovo Roberto, in via del tutto eccezionale per quest'anno, ha benedetto la città di Assisi e il mondo intero, e l'ha fatto proprio con quella che è chiamata la cardula, che è messa in un reliquiario, e lì ci sono proprio questa preghiera scritta dalle mani del beato serafico Francesco. Allora guardiamo a questo canto chiedendo al Signore che benedica la nostra vita e lo faccia in maniera particolare nella dimensione francescana, nell'umiltà, nella povertà e nella castità, i doni vissuti da Francesco, ma soprattutto da tutto l'ordine francescano. Ascoltiamo in preghiera perché questa benedizione sia anche per noi. Il brano di questo primo momento è un canto che è chiamato Buon Natale, non è un canto tipicamente liturgico, ma lo accogliamo proprio con questo sentimento che il coro, la comunità cristiana desidera fare a ciascuno di voi ancora un Buon Natale, un augurio non formale ma un augurio sincero, perché
davvero il Natale e anche questo anno nuovo ci dia di vivere un tempo diverso. Un tempo si ci auguriava dicendo che questo anno porti qualcosa. In realtà l'anno non porta niente, l'anno contiene semplicemente eventi e persone, ecco, che possa contenere le nostre relazioni, il nostro vivere, soprattutto abitato dalla presenza di Dio. Buon ascolto.
Allora ci prepariamo ad ascoltare i nostri bambini e ragazzi. Ascolteremo due brani, uno possiamo dire di repertorio perché l'abbiamo già fatto, che è un canto che viene dal coro dell'Antoniano, come anche l'altro. Non abbiamo aspirazioni così alte, però ci proviamo e allora si chiama Forza Gesù, chiedendo davvero che questo Gesù non si preoccupi, anche se il mondo non è bello visto da lassù, ma con l'amore di Gesù tutto si può sognare per avere un paradiso, avere un posto insieme a Lui. Questo sarà il primo canto e poi i ragazzi e i bambini proporranno anche Gioia nel mondo, Joy to the World, che conosciamo in inglese, ma noi lo proponiamo in italiano, ricordando che il Natale è soprattutto esperienza di gioia, gioia nel mondo perché è nato un re, perché regna in ogni cuore e non c'è cuore più bello se non quello di un bambino e in questo caso va di traverso ai nostri bambini, ai nostri ragazzi che sono qui di fronte a noi. Allora il nostro sguardo si concentri a loro, si concentri a ciascuno di loro, non soltanto perché sono figli o figlie oppure nostri nipoti, amici, ma perché guardando loro possiamo guardare Gesù. Viviamo così questi due canti e poi concluderemo insieme al coro interparrocchiale. Thank you.
Allora, mentre si avvicinano gli altri coristi a sinistra e a destra, desidero dire due parole. Noi abbiamo visto due bambini, silenzio, che sta parlando. Abbiamo visto due canti e potremmo pensare che infatti due canti veloci sia una cosa semplicissima, facilissima. In realtà dietro a questi due canti ci sono sette prove. Ci sono sette prove perché non è come gli adulti, i bambini si muovono, si tirano e fanno, quindi è uno sforzo enorme, ma d'altronde se non ci sforziamo per questo, perché cosa ci dobbiamo sforzare? Perché loro sono il nostro futuro, il nostro presente. Allora lo facciamo con entusiasmo e credo che se i bambini rispondono sì alla domanda che adesso farò, credo che da oggi possiamo dire che c'è un coro dell'oratorio che canterà anche in altri momenti, vero? Sì! Ecco, fregati, genitori, ho firmato la cambiale. Benissimo, adesso facciamo entrare i grandi e concludiamo insieme cantando anche dall'assemblea quando tu scendi dalle stelle. Thank you.
Ho sentito un bis in fondo. Ho sentito il bis. Facciamo così. Non è preparato, eh? Facciamo gioia nel mondo insieme ai grandi, va bene? Loro seguono, ci sono gli altri, così. E così concludiamo nella gioia. Anche i bambini, però, soprattutto, Monica. Monica e i bambini. Thank you.